Salve a tutti amici, sono sempre io Cold, benvenuti in questo nuovo episodio di Space Engineer Serie Survival. Gente, perché siamo qua? Cosa dobbiamo fare? Perché è saltata la luce, stavo registrando. Ho registrato 20 minuti in cui praticamente cosa ho detto? Ragazzi, ho costruito la stazione per processare i minerali, bene, però non c'ho minerali da processare. Ho fatto due calcoli al volo su quelli che erano i materiali necessari. Ho visto che mi servono ancora un po' di platino, tanto oro, tanto argento e soprattutto tanto ferro. Quindi ho fatto la conversione della nave, ho pianificato quali asteroidi targettare e sono partito. A metà strada è saltata la luce. E per fortuna avevo gli smorzatori attivi perché mi stavo avvicinando. E quindi la nave si è fermata. Poi adesso che ho ripreso ero a 7 km, mi sono avvicinato un po'. E nulla, questo qua purtroppo è quello che ci siamo persi. Ho fatto anche un giro della base per vedere come stava andando tutto, però stava andando bene. Sti tagli qua improvvisi mi fanno tagliare tantissimo le tempistiche praticamente, perché prima ho registrato 20 minuti e adesso in un minuto vi ho fatto il recap di quello che ho fatto. L'episodio di oggi sarà un po' più breve e un po' più scarno perché sarà appunto solo per questo praticamente, per la raccolta di minerali e per la pianificazione della nuova nave. Quindi sarà qualcosa proprio di necessario, però ho detto perché non farglielo vedere? Magari potete sfruttare appunto l'episodio stesso come feedback per qualche consiglio sulla nave o sulla base. Sono partito con l'argento e il ferro, poi abbiamo oro e platino nickel. Ovviamente il nickel non lo dobbiamo prendere. Allora, qua andiamo a prendere il ferro o l'argento. Ah no, c'è proprio l'argento anche, giusto? Vediamo un attimo. Io adesso ho l'ansia, ragazzi, che salti di nuovo la luce. Aiuto! Ah, qua devo allargare un po' il cratere che ho formato perché sennò non ci entriamo facilmente. In realtà penso che mi convenga lavorare così più che con la telecamera. Qua prenderemo più o meno un pacco circa di argento e ferro. Poi andiamo a scaricare e poi oppure vediamo se magari caricare. Beh, io penso che mi caricherò. Vediamo effettivamente di quanto, però penso proprio che mi caricherò. Arrivati all'argento, vediamo di raccoglierne un po'. Prendendo più pietra che altro. Oh, eccoci qua. Adesso forse ci riusciamo a muovere un po' più tranquillamente. Ecco qua, queste sono le quantità che voglio vedere. Vi dirò qualcosa di più. Alziamo anche il soffitto. Così che non sbattiamo con il connettore. Bene, bene. Perfetto. 60.000 potrà andare. Usciamo e andiamo a prendere direttamente il ferro. Che invece è qua sopra. E questo, ragazzi, qua ci divertiamo perché lo prendiamo proprio come se non ci fosse un domani. Vai, dritto proprio. Sì. Bene così, a quante migliaia siamo? 200.000, vai così. Voglio prendere mezzo milione, ragazzi. Mezzo milione ne prendo. Più la pietra anche, sì. Guardate qua, 278. Con tutte le raccogliamo, con tutte le trivelle. Ma voi vi immaginate quando avremo la nave trivella? Cioè io non vedo l'ora, me lo mangio un asteroide. Passo da parte a parte, cazzo. Questa qua, che tranquillamente la potremmo coprire in un colpo solo, la copriamo in un colpo solo. Mezzo milione. Boom. Basta così.
Guardate, siamo stracarichi. Non ce la fa più sta nave. Ciao asteroide, grazie per tutto il pesce. E ci vediamo quando siamo arrivati laggiù. No, preferisco, vi giuro, preferisco andare. Aia, qualcosa si è danneggiato. Qualcosa si è danneggiato. Secondo me sono dei trasportatori. Preferisco andare alla nostra base. Voglio scaricare. Ok, questi minerali li scarichiamo invece dentro la base. Non li scarichiamo nella stazione. Scusate, non li scarichiamo dentro la Hermit, li scarichiamo dentro la Orione. Eccoci! Ok, scarichiamo minerali. Ma io direi che magari facciamo andare prima la pietra, che ve ne pare, eh? Allora, il tasso di conversione dell'argento non dovrebbe essere per niente male, però mi devo informare su quant'è. E prima magari facciamo un attimo una riparazione rapida. Cos'è che si è spaccato? Questo, ok. Si è spaccato altro? Boh, è possibile che in realtà non l'abbia riparato da volte precedenti, ora che ci penso. Però no, non l'ho utilizzata di recente, quindi. Boh, qualcosa si è schiantato sicuramente. Ah, vi faccio vedere intanto quanto platino abbiamo fatto. Allora. Perché ho spostato tutto il platino. Ecco qua. Praticamente in un container unico. Eccolo qua. Perché ho stimato che me ne servono circa 600 di platino. Qua ne ho 167. E scusate, ce n'è un po' di più, non 167. Ne ho 211, 222, 233. Nella stazione ne ho 333. Quindi, fuck, ce ne servono un po' di più. Decisamente un po' di più. Vabbè, è per questo che andiamo a prendere altro platino, giusto? Giusto. E infatti andiamo. Vai, arriviamo a 200 metri al secondo. E andiamo. Anche perché voglio che il grosso non sia il mining, ok? Vorrei che fosse qualcos'altro. La pianificazione, queste cose qua vorrei che fossero il centro di questo episodio. Perché comunque, ragazzi, che voi lo vogliate o no, questi lavori qua io li devo fare. E di solito non li registro. A sto giro ho detto, ma sì, sapete cosa? Includiamoli, perché è giusto così. Questo è anche lavoro. E niente, facciamo. Vediamo un po'. Eh sì, pulito. Giusto per conferma, vorrei uscire con la trivella. Probabilmente me lo troverà ancora. Eh sì, perché vedete, c'è qualche puntina. Però non me lo rileva nemmeno. Quindi quasi sicuramente è proprio terminato. Provo a fare ancora un passo dentro. A parte che dentro non è che mi rileva tanto altro, quindi boh, finito. Andiamo a prendere platino e basta. Eccoci. Dammi tutto questo platino. Dammi tutto il platino. Rende poco il platino, mannaggia. Buon, perfetto, 200.000. Mi va bene così, assolutamente. Ok, e adesso si vola indietro. Quindi in là. Ok. Arrivati. Il platino lo buttiamo sempre là dentro. No, cosa sto dicendo? Tutto buttiamo qua dentro. Perché adesso abbiamo preso tutti. Eh sì, tutti i minerali che hanno tempi di lavorazione lenti. Giusto? Perché abbiamo preso oro e platino, sì che sono insieme all'uranio molto lenti. Quindi andiamo qua. La pietra invece, beh, la pietra la buttiamo
nella nostra stazione. Perfetto. Dunque, esatto, oro, grazie, grazie, grazie. Buttate tutto l'oro dentro, grazie. E soprattutto tutto il platino. Il G2 lo riempiamo di questo. Bene, la pietra invece viene dall'altra parte. L'unica cosa è che voglio... Vabbè no, intanto andiamo a caricare, perché poi voglio tornare un attimo e vedere come sta andando. La raccolta di minerali è fatta. Vediamo di entrare dentro e pianificare giusto due cose. Sì, però a me sta cosa non piace. Mi manca un LCD qua. Guardate, LCD. Allora, lì lo posso fare, bene, e quello sarebbe uno. Se no posso metterne uno incassato di qua, perfetto, se no di qua. E questo mi sembrerebbe anche il più logico in realtà. Ok, questo diventa LCD info raffineria. Ok, e ci mettiamo cargo. Aspettate. Hangar centrale, questo qua, invlist, ingot e ore. Teniamo questi praticamente lingotti e minerali. Perfetto. Vi dirò che quasi quasi avrebbe senso metterne uno di qua in realtà. Un altro. Dove mettiamo le stesse cose. Bene. Qua togliamo anche ore. Questo mi fa vedere soltanto i minerali. Questo mi fa vedere solo i lingotti? No, aspettate. Meno ingot. Questo qua mi fa vedere i minerali. Questo qua invece dovrebbe farmi vedere i lingotti. Buone. Perdonami, però 0.8. 0.8. Vedere un attimo come togliere le bottiglie. Un momento. Allora, forse è questo. Hydrogen bottle. Bottle. Eccolo qua. E bottle. Sì, perfetto. Sono queste due. Bene, bene. Aiuto. Qua abbiamo i minerali. Qua abbiamo i lingotti. Sì, in realtà vi dirò. Qua mi dava già l'informazione. Perché guardate, più 58.7 kOr. Quindi sarebbe più che altro un po' troppo come informazione. Se metto NB mi toglie le sbarre. Ok, sì, che è perfetto. Però ci sta in realtà. Mi piace così. Sì, allora vi dirò, lo togliamo. Anche se era utile, lo togliamo. Perché c'è già l'informazione, poi sono troppe. Lo sfondo è quello, il colore invece lo mettiamo green. Mi piace a me. E quasi quasi questa informazione ci starebbe anche da qualche altra parte. Qua? No. Beh, che potrebbe stare bene questa informazione. Nella zona abitativa. Allora, facciamo così. LCD. Info generali zona abitativa ZA. Ci mettiamo, oh no, sbagliato, scusate, LCD. In più ci mettiamo anche questo, informazioni delle batterie. Oppure lo teniamo lì. No, lo teniamo lì, va, che forse è meglio. Dimensione carattere 0.8. Perfetto. Così abbiamo un'idea anche da qua. Allora, l'argento lo stanno processando abbastanza velocemente. Vorrei che lavorassero prima la pietra, sinceramente. Quindi, raffinerie. Per favore, lavorate la pietra. Ferro, come vedete, l'hanno lavorato subito, istantaneamente. Argento siamo a 699. L'argento mi serviva per i componenti reattore.
praticamente, se voglio fare 1000 componenti reattori, mi saranno 1660, 1670 di argento. E va bene, però, reattore. Perché se non sbaglio, ha un reattore grande di 2000. Quindi me ne serviranno 3000 di argento. Wow. Vado a cercare un attimo i tassi di conversione e torno subito. Ok, trovati semplicemente sulla wiki e sono questi. 100 kg di pietra diventano 90 kg di ghiaia. Quindi è un rapporto 90%. Vabbè, evitiamo di dirvi quali sono le percentuali. Potete vedere da qua. Per il platino, da 100 kg di platino otteniamo mezzo chilo di platino raffinato. È assurdo. 100 kg di magnesio 0,7. 100 kg di ferro diventano 70 kg di lingotti. 100 kg di oro diventano un chilo di oro raffinato. Aspettate che mi sono reso conto. Che ho messo una U maiuscola, ok. Quindi 100 kg di oro diventano 1 kg di lingotti d'oro, 100 kg di minerale di silicio, 70 di silicio, di wafer di silicio, argento 110, cobalto 130, uranio 100,7 come il magnesio e nickel 140. Quindi diciamo che quelli più complessi sono proprio platino, uranio, magnesio e oro. Noi oro ne abbiamo preso, vediamo. E non ce l'ho qua, mannaggia. Però di argento, basta guardare qua. Argento ne abbiamo 55.000 e diventano 10, quindi diventeranno 5.000. Perfetto, va bene. Però di oro che ne abbiamo presi 140.000, diventeranno 1.400. Quanto mi serve di superconduttori? 0,67. E 0,33 pure per i componenti di propulsione. Perché ho come l'impressione che non mi basteranno. Allora, prima di tutto voglio montare un'antenna sulla Hermit. Perché devo poter controllare quanto ne ha in stoccaggio. Facciamo un piccolo accrocco per farla funzionare questa cosa. Perché teoricamente potrei metterla dentro l'antenna. Però va bene così. Perfetto. Eccoci. Benissimo. Quindi adesso mi attacco un attimo qua. Mi collego con l'antenna. Stazione di raffinazione. Eccola qua. E l'antenna si chiama... Antenna... lo chiamo sempre segnale diretto, quindi... Segnale diretto. Trasmissione va bene 5.000, anzi facciamo anche solo 1.000 perché tanto abbiamo la stazione qua che ci fa da appoggio. Mostra il nome della nave, va bene. Così io da qua adesso collegandomi semplicemente dall'antenna riesco a vedere che succede. Iniziamo a raffinare per favore l'oro al posto dell'uranio. Grazie. Oro non ce n'è tantissimo, però è già qualcosa. Vabbè, ho come l'impressione che probabilmente dovrò tornare di nuovo fuori a raccogliere minerali. Però intanto voglio vedere come se la cava la Hermit. Ora, per iniziare, secondo me per iniziare la nave ci abbiamo abbastanza materiali. Poi, se dobbiamo fare come per la nave da trasporto, che abbiamo, ahimè, posticipato la costruzione di alcuni propulsori, non penso ci saranno problemi. Anche perché poi stiamo costruendo una nave trivella, che paradossalmente ci renderà il tutto molto molto più semplice, ok? E direi che ci siamo però. Ferro siamo 379.000, quindi benissimo. Sì. Io penso proprio che si possa iniziare la costruzione. Però a questo punto vi dirò, io la posticiperei al prossimo episodio. Quindi direi che per questo breve episodio di solo lavoro posso terminare qua, vi ringrazio tutti tantissimo per avermi seguito, se avete dei consigli lasciatemeli qua sotto nei commenti, soprattutto riguardante la parte critica in questo caso che è la raccolta di minerali, se c'è qualcosa che secondo voi si può fare meglio fatemelo sapere. Io vi ringrazio ancora tutti tantissimo per avermi seguito, sono Gold e noi ci vediamo con i prossimi video, bye bye!